Notte di paura sull'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 4 un'autovettura con a bordo un uomo ha imboccato contromano l'autostrada, dirigendosi verso Polla. L'uomo ha percorso circa 15 km contromano e prima di giungere all'altezza dello svincolo di Polla ha impattato violentemente contro un autobus con a bordo un gruppo di turisti tedeschi. Le motivazioni che hanno spinto l'uomo ad imboccare contromano l'autostrada sono ancora al vaglio degli inquirenti. L'uomo di Agropoli, però, dai primi accertamenti è risultato positivo al test alcolemico, 7 volte superiore al minimo consentito e sotto effetto di sostanze cannabinoidi. Il bilancio dell'incidente, per fortuna, non è drammatico. L'automobilista, infatti, è rimasto ferito, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Tanta paura per i turisti che all'improvviso, nella quiete del viaggio notturno, hanno sentito un tonfo fortissimo a causa dell'impatto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che hanno prontamente messo in sicurezza l'arteria stradale, la polizia stradale di Sala Consilina e gli operai dell'ANAS.